Questa è la seconda iniziativa di Expo More. La cornice è quella che compare sul programma, educare e nutrire, dialogo tra sapori e territorio. È un'iniziativa che l'Università di Modena e Reggio Emilia ha programmato insieme all'Ufficio Provinciale degli Studi, insieme a Palatipico, supportata da alcuni sponsor a livello locale. Citiamo la Fondazione Cassa di Risparmi di Modena, citiamo la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. L'intento era quello di raccontare, quindi non quello di fare delle conferenze, ma di raccontare, di fare una narrazione dei nostri principali prodotti dell'agroalimentare. Di raccontarne la storia, di raccontarne le caratteristiche tecniche produttive, di raccontarne i valori culturali e territoriali che questi prodotti rappresentano. Volevamo farlo in un modo non troppo accademico, non troppo rigoroso, non troppo serioso, ma con un taglio divulgativo scientifico. E abbiamo pensato di rivolgere questa iniziativa ad un pubblico particolare, che nella nostra intenzione era quello degli under 21, senza escludere gli over 21, quindi un pubblico giovanile, un pubblico che, a differenza del pubblico più meno giovane, ha avuto o ha dei rapporti col mondo dell'agricoltura, dell'agroalimentare per tante ragioni. Quindi avvicinare questo pubblico, informarlo di questi prodotti, far sì che diventino a loro volta dei testimoni dei prodotti stessi e anche degli ambasciatori, qualora questi giovani andranno in giro per il mondo per ragioni di studio, di turismo o quant'altro. Il programma si articola in modo abbastanza semplice. Abbiamo previsto una fase iniziale musicale, abbiamo previsto un entrée musicale a cui seguiranno i saluti delle autorità. Poi la parte centrale dell'evento, che è una tavola rotonda sul tema del Lambrusco, e sarà, diciamo così, un tema che sarà dibattuto da operatori della filiera agroalimentare. Al termine avremo un momento di degustazione di questo prodotto nelle sue varie tipologie, presenti sul mercato. Direi che possiamo iniziare. Io chiamerei il maestro Antonio Giacometti, che ci dice che cosa ha scelto oggi, qual è l'abbinamento musica e Lambrusco. Grazie a tutti. Tra un po' sentirete 5 minuti di musica, come già è successo la scorsa settimana. L'altra settimana avevamo due strumenti molto acuti, che erano due flauti. Questa settimana abbiamo due strumenti molto gravi, il contrabbasso e il violoncello. Visto che il tema era vinoso, ovviamente vino soprattutto rosso in varie tonalità, diciamo che i due strumenti hanno un timbro molto ma molto più vicino al vino rosso che non al vino bianco, ovviamente. E in più il compositore scelto, che è Rossini, era un noto gaudente, un noto bevitore, quindi mi sembra che ci stia perfettamente. Ringraziamo quindi Cristian Pepio al contrabbasso e il giovanissimo Giorgio Lucchini che ci allieteranno per questi 5 minuti di degustazione musicale. Grazie a voi, a tutti, e buon convegno. Thank you.
Thank you.
Ringraziamo i nostri brillanti musicisti e direi che possiamo procedere con gli indirizzi di saluto delle autorità che oggi sono presenti. Il magnifico rettore purtroppo non potrà essere con noi per impegni sopraggiunti, però abbiamo con noi il professor Umberto Del Pennino, che è il delegato alla ricerca del nostro Ateneo, il quale è pregato di rivolgere un indirizzo di saluto ai presenti. Buongiorno e benvenuti a tutti. Come il professor Busi ha già detto, il rettore oggi è a Roma alla conferenza dei rettori, che è sempre un'assemblea molto delicata per capire in che verso si muove il Ministero, e quindi si scusa e mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti. E lasciatemi dire, per aggiungere due parole solo a quanto detto prima dal professor Busi, che io voglio pensare che la scelta del delegato, del suo delegato alla ricerca, non sia casuale, ma sia anche in considerazione del fatto che credo che oggi ormai sia chiaro a tutti che anche nell'ambito delle produzioni alimentari ci debba essere una stretta unione tra ricerca e sviluppo. E prova di questo nel fatto che il Comitato Unimore Expo, di cui appunto il professor Bursi e il professor Antonelli sono i responsabili, ha a un certo punto fatto quella che si chiama una chiamata per progetti all'Ateneo e vari membri dell'Ateneo per argomenti legati a quelli dell'Expo, e con, devo dire, mia sorpresa sono arrivate più di 50 proposte di progetti per studi inerenti agli argomenti di cui si occuperà Expo. E quindi sono molto lieto di verificare che in effetti anche in ambiti di cui non avrei mai pensato, per esempio ci sono anche nell'ambito della matematica, ci sono dei progetti che hanno a che fare, che si prefiggono allo scopo di dare un contributo agli studi sull'alimentazione per nutrire il mondo, come dice il logo di Expo. Quindi io vi do di nuovo il benvenuto, faccio gli auguri per il proseguo del pomeriggio con la tavola rotonda e vi ringrazio di essere presenti. Grazie. Chiamerei a questo punto il dottor Giorgio Siena, in rappresentanza dell'ufficio scolastico provinciale. Prego, dottor Siena, grazie. Anch'io porto i saluti della dottoressa Menabue, è impegnata altrove, e lo porto in rappresentanza del mondo della scuola, che all'interno del lavoro su questo tema, nell'occasione di Expo, ci sia il mondo della scuola, è un passo importante e significativo. È servito forse un po' di tempo, ma oggi il mondo della scuola difficilmente pensa che si possa progettare adeguatamente un'idea di scuola senza capire il territorio nel quale si trova, senza cogliere le caratteristiche e le peculiarità del territorio nel quale vive. Questo è il senso profondo dell'autonomia scolastica che gradualmente si sta costruendo. E in questo senso anche il rapporto con l'eccellenza di oggi, che è il Lambrusco, è la rappresentazione di come il Lambrusco è in sé ha un significato di legame fra il passato e il presente, di come la scuola possa intorno a questo tema, a questo prodotto di eccellenza, costruire elementi di approfondimento di conoscenza che vanno dalla storia del mondo contadino all'azienda moderna, dal mercato limitato di un prodotto definito al mercato globale, la narrazione, l'idea, la rappresentazione anche della cultura, dello stile di vita del mondo padano attraverso il simbolo, anche la rappresentazione del Lambrusco, la metafora in sé anche del carattere emiliano. L'arte stessa, io ricordo
che alcuni pittori naif utilizzavano le foglie della vite per estrarre i colori, per la realizzazione dell'arte naif, che è un pezzo, diciamo, di storia e di cultura del nostro territorio. Quindi a ben vedere, insomma, questo radicamento che si costruisce attraverso le quattro filiere che sono indicate, e quella di oggi dell'Ambrusco, è per la scuola uno stimolo importante anche per la prospettiva. Fa piacere che il Lambrusco sia entrato nel salotto buono del mercato mondiale, e non è stato casuale, è il frutto di un grande lavoro, è una conquista, è frutto di tenacia, quel bisogno di conquista, di affrontare le sfide, di tenacia, che serve a tutti e serve sicuramente anche al mondo della scuola. Grazie. Beh, a questo punto entriamo in medias res, parliamo di Lambrusco. A dibattere il tema abbiamo invitato diversi esponenti della filiera che caratterizza questo territorio. Sicuramente il Lambrusco, insieme all'aceto, è il prodotto che meglio connota questa terra, un vino che ha figlio di un vitigno che ha antiche origini, un vitigno già noto ai tempi dei Romani. Un vino che nel corso del tempo, la cura dell'uomo, l'innovazione nelle tecniche di allevamento delle viti e di lavorazione del vino hanno consentito a questo vino di migliorare progressivamente le sue caratteristiche e conquistarsi delle posizioni importanti sul mercato. Ma io non vorrei andare oltre, anche perché abbiamo degli esperti sul tema che certamente potranno meglio di me dibattere il tema. Io chiamerei a questo punto Sandro Bellei, che è il nostro moderatore della tavola rotonda, lo pregherei di prendere posto al tavolo. Chiamerei i due studenti dell'Istituto Ignazio Calvi di Finale Emilia, Luca Balboni e Marcello Zavatta, di accomodarsi al tavolo. Abbiamo Giovanna Galli dell'Università di Modena in Reggio Emilia, Pierluigi Sciolette, presidente palatipico del Consorzio dell'Ambrusco di Modena, Anselmo Chiarli, un nome che dice tutto, sicuramente uno dei produttori più importanti e più rinomati nella filiera dell'Ambrusco, e infine abbiamo Enea Rossi, un sommelier. Lo invitiamo a prendere posto al tavolo. Facciamo portare un'altra sedia. Qua. Prego. Darei quindi la parola a Sandro Bellei per l'avvio della tavola rotonda. Grazie. Innanzitutto un saluto a tutti, mi fa piacere vedervi numerosi ad ascoltare un dibattito su un tema che personalmente mi sta molto molto a cuore. Ho scritto un libro sul Lambrusco con un titolo emblematico: La rivincita del Lambrusco. Perché la rivincita del Lambrusco? Perché in passato, oggi no, ma in passato, questo vino non era considerato un vino, un'eccellenza. Oggi, fortunatamente, lo è, grazie agli sforzi dei produttori e anche di organizzazioni che hanno saputo valorizzarlo non solo in Italia ma anche nel mondo. È il vino rosso italiano più venduto nel mondo, ha superato mostri sacri tra i rossi come Chianti o altri vini molto importanti, quindi mi fa molto piacere che finalmente all'Ambrusco, e non solo, perché questa serie di iniziative non parla solo del Lambrusco, ma anche di altre eccellenze modenesi. Secondo me questa iniziativa, se mi è consentito, senza che gli organizzatori poi mi picchino, colma una lacuna, nel senso che noi modenesi, io l'ho detto e scritto tante volte, siamo molto molto bravi a produrre. Noi produciamo delle cose eccellenti. Quello che produciamo noi, tutto assieme, non lo produce nessun altro. Pensate solo all'Ambrusco, all'aceto balsamico,
al parmigiano reggiano e ad altre eccellenze enogastronomiche. Siamo forse, o siamo stati, è più corretto dire così, meno bravi a promuovere. Oggi finalmente persone come Sciolette e altri hanno capito che bisognava mettere assieme queste eccellenze e farle conoscere in tutto il mondo. L'iniziativa quindi di oggi si inserisce in questo devo dire, tra l'altro, quei due ragazzi che hanno suonato prima hanno suonato una musica che, per la verità, mi faceva pensare subito al vino rosso e al Lambrusco in particolare. Non pensavo proprio a una bottiglia di vino dalla quale sgorgava il Lambrusco, ma nelle sue 3-4 caratteristiche, il Sorbara, il Graspa Rossa, il Salamino e il Modena. Ora io non mi voglio dilungare perché il compito mio è solo quello di presentare quelli che sono gli esperti e ve li presento rapidamente nell'ordine in cui io leggo i loro nomi qua. La professoressa Giovanna Galli dell'Università di Modena e Reggio, che è docente di marketing, quindi ci parlerà della promozione del Lambrusco, della filiera di produzione, degli attori che ne fanno parte e anche della tutela del prodotto. Quindi è un argomento importante che da poco tempo viene dibattuto come si deve. Dopo la professoressa parlerà Pierluigi Sciolette, un nome e una garanzia, appunto l'inventore del palatipico. Ci parlerà del territorio di produzione, della famiglia dei Lambruschi e della tutela del prodotto, che ne ha bisogno perché, essendo un'eccellenza, è anche purtroppo fin troppo imitata. Anselmo Chiarli, un altro nome che a Modena evoca immediatamente il Lambrusco, un nome che da solo evoca il nostro vino. Ci parlerà della lunga storia della sua famiglia, che dal 1860 è presente sul nostro territorio e sul mercato. Enea Rossi, sommelier professionista appartenente all'AIS, Associazione Italiana Sommelier, parlerà del Lambrusco tra tradizione e innovazione. Racconterà le caratteristiche gustative di questo vino e guiderà l'assaggio finale di cui abbiamo accennato prima, al quale abbiamo accennato prima. Perché fra tradizione e innovazione? Perché il Lambrusco ha una sua tradizione, ma ha capito che bisognava in qualche modo, come dire, rivolgersi al mercato. Perché il Lambrusco, a mio avviso, è il rosso italiano più venduto nel mondo? Perché è il vino che vuole il mercato oggi. Cioè un vino di non alta gradazione, un vino beverino, un vino facile, tra virgolette, che si abbina molto bene con la nostra cucina e non solo. Ecco, secondo me, il successo del Lambrusco, anzi dei Lambruschi, come dovremmo sempre dire. Quindi io cedo la parola subito. Poi abbiamo due ragazzi, Luca Balboni e Marcello Zavatta, che sono studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Calvi di Finale Emilia e si parleranno dell'esperienza di avere prodotto il vino a scuola. Il vino è entrato anche nelle scuole, non come materia di insegnamento, ma come prodotto, come dire, di una cultura che ci appartiene. Quindi io passo la parola alla professoressa Giovanna Galli. Bene, buongiorno, grazie per la presentazione e per l'invito. Io in realtà aprirei questa giornata dando alcune mie riflessioni, appunto alcuni spunti di riflessione che spero poi di condividere con gli altri ospiti della tavola rotonda, e ripartirei dalla
dalla prima affermazione del moderatore che ha citato una sua opera, La rivincita del Lambrusco. Ecco, credo che questa rivincita passi anche attraverso, sia passata anche attraverso un importante processo di riconfigurazione dell'intera filiera. Mi è capitato nei giorni scorsi di incontrare il dottor Sciolette e il dottor Sciolette ha detto giustamente, di strada rispetto a qualche anno fa ne è stata fatta tanta, ne è stata fatta da parte degli agricoltori che hanno, e dei coltivatori delle uve che hanno tanti, numerosi, però sempre aderito in modo rigido e rigoroso ai disciplinari che adesso ci consentono di avere una DOP, quindi un'eccellenza territoriale, ma ne è stata fatta tanta di strada, credo, anche nei processi di trasformazione e nei processi di commercializzazione e comunicazione. Le cantine, tutte con radici storiche lontane, tutte le principali cantine nascono tra la fine dell'Ottocento, anzi alcune un po' prima, e gli inizi del Novecento, si sono dati degli assetti organizzativi moderni, hanno lavorato per garantire in sostanza dei semilavorati o anche dei prodotti finiti che permettessero poi di trasferire a tutta la filiera, di trasferire e mantenere valore. E fra l'altro questo orientamento è testimoniato da un processo di concentrazione piuttosto importante. Le cantine pian piano hanno subito processi di aggregazione societaria che permettessero di raggiungere il mercato con maggiore forza, maggiore visibilità e maggiore notorietà. E poi certamente questa rivincita sul mercato passa tanto attraverso gli attori più a valle della filiera, che sono le case vinicole, le case vitivinicole, di cui Chiarli è appunto la rappresentazione di un'eccellenza. Sono imprese a volte piccole e medie, ma in altri casi medio-grandi, in alcuni pochi casi grandi imprese, che hanno diciamo rafforzato e valorizzato il prodotto sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali. Un'indicazione per dare rilievo all'importanza che questa DOP ha sul mercato nazionale e internazionale: nella GDO italiana il Lambrusco è la seconda DOP commercializzata dopo il Chianti, e sui mercati internazionali è tra i vini più riconosciuti a livello mondiale. E di questa di questo consistente processo di internazionalizzazione si fanno interpreti sia le cantine, sia le imprese di filiera, sia le case vinicole che le case vitivinicole, con dei marchi che, ripeto, hanno raggiunto livelli di notorietà e di reputazione che ormai sono consolidati. È un segnale di rivincita, io credo importante, che ovviamente deve essere, se mi si concede, ancora perfezionato, ancora rafforzato. Certamente alcune case vitivinicole, non è il caso di Chiarli che ha scelto la specializzazione solo su questa DOP, hanno lavorato con marchio ombrello che poi organizza e offrono portafogli non solo incentrati su questa DOP. Certamente i mercati internazionali, pur raggiunti in massa, non sono raggiunti in modo sistematico. Certamente c'è ancora una grande insieme di marche, soprattutto prodotte dalle cantine, non necessariamente visibili in territori geografici lontani da quelli di produzione. Però credo che si possa affermare che i segnali della rivincita sul piano della produzione, dell'innovazione di processo e prodotto, di gestione dei marchi, di aggregazione societaria e di comunicazione sui mercati nazionali e internazionali ci siano. Testimonianza di questo, ripeto, sono nello specifico, penso al marchio Chiarli, ma altri marchi molto importanti che sono associati in modo indistinguibile, assolutamente distintivo a questa terra, a questo territorio.
Io vorrei solo, senza anticipare le osservazioni che saranno poi di Elena Rossi, fare riferimento a due parole che ho trovato in locandina, che sono quelle di tradizione e innovazione. Ecco, credo che anche qui la filiera abbia lavorato in modo molto equilibrato. Cantine e imprese vinicole, vitivinicole, hanno fatto propri processi di innovazione importanti, ma hanno al contempo, lo stanno facendo sempre più con più forza, anche attraverso il ricorso a scelte, diciamo, di turismo locale, non solo locale e non gastronomico, hanno sempre rispettato e trasferito questa dimensione di tradizione. È una dimensione identitaria, io credo, importante, che deve essere sistematicamente protetta e diffusa a livello mondiale. Posso interromperla? Lei ha fatto una notazione importante. Ha trovato due parole che sembrano in contrapposizione fra di loro, tradizione e innovazione. In realtà il Lambrusco è rimasto un vino tradizionale, ma anche si è anche innovato, ad esempio, nel vestire la bottiglia, nello scegliere certi nomi e nel migliorare la produzione. Poi lei ha parlato di un vino antico, però è un vino antico che è nato moderno. Il vitigno, la brusca, è antichissimo. La brusca, che è la crasi di due parole che significano vitigno, che nasce ai margini del bosco. Ma perché è moderno? Perché oggi il consumatore vuole un vino di questo tipo. Le faccio una domanda: è il Lambrusco che si è adattato al mercato o il mercato che si è avvicinato al Lambrusco trovando queste caratteristiche? Beh, io posso solo dire che è il Lambrusco che si è adattato al mercato, ovvero è sempre l'offerta che si allinea alla domanda. Credo anche che il Lambrusco sia per sua natura, premesso io sono assolutamente ignorante, quindi per quello che ne, però sia per sua natura un vino che si avvicina a dei modelli di acquisto e consumo rispetto al vino che stanno cambiando, ovvero ha le caratteristiche per poter essere incorporate in quel modello senza richieste diciamo di sostanziali adattamenti, per cui si è adattato nel senso che è il vino giusto per dei modelli di acquisto e consumo che si stanno modificando e che stanno chiedendo più facilità di accesso, più semplicità, più ricorsività nelle occasioni di consumo. Quindi i modelli di acquisto e consumo stanno cambiando, in particolare quelli di consumo, i modelli del consumo e dell'alimentazione e anche dell'uso del vino, e il Lambrusco ha per sua natura le caratteristiche per interfacciarsi e fittare bene con questi modelli. Più che adattamento da parte del Lambrusco, io credo che finalmente si siano incrociate due caratteristiche, quella del consumatore e quella del Lambrusco, che hanno trovato una sintesi perfetta in un vino che oggi, da questo punto di vista, è ineguagliabile. Dopo la professoressa, io passo... Prego, prego. Rispetto a questo, i segnali di questo processo di fit di interfaccia sono ottimi. È ovvio che c'è una parte dell'offerta importante che io non ho citato, che deve comunque continuare, cioè che deve riconoscere questa ottima interfaccia tra consumatore e caratteristiche naturali. Faccio ad esempio riferimento all'oreca, alla ristorazione, che
è per sua natura un promotore e dovrebbe continuare a farsi promotore di un vino con queste caratteristiche. Capita a volte, penso sempre all'ultima volta in cui ci siamo incontrati, di riflettere sul fatto che la nostra ristorazione locale, pur così ricca, non sempre riesca a promuovere al meglio le caratteristiche di questo vino sulle nostre tavole. Pur avendo appunto dei piatti che si prestano, solo che l'errore che secondo me è stato commesso è stato quello di credere che il Lambrusco o i Lambruschi si adattino solo alla cucina emiliana o modenese in particolare, quando in realtà il Lambrusco o i Lambruschi hanno una duttilità che alla fine poi ha vinto. E passo la parola a Pierluigi Sciolette, inventore del palatipico e non solo. Inventore e fondatore, certo. E come facciamo? Mettiamo questo. Ma oggi, buongiorno. Parliamo di Lambrusco, anche se il Lambrusco rientra in un paniere ricchissimo di prodotti che il nostro territorio offre e che fanno sì che la provincia di Modena sia la provincia in assoluto più ricca di DOP e GP d'Italia, il che vuol dire la provincia d'Europa e del mondo più ricca di prodotti alimentari, perché poi l'Italia in ambito dell'Europa è la prima e quindi l'Europa poi nel suo insieme è la prima nel mondo. Quindi noi abbiamo un qualcosa di molto importante da tutelare, da difendere e da promuovere. Dico questo perché l'agroalimentare, oramai lo dicono anche tutti gli studi economici, è un settore in crescita, è un settore che sta dando occupazioni, ed è un settore che bilancia molto bene la nostra con le nostre esportazioni la bilancia dei pagamenti. Ci sono dei segnali importanti da noi come in altre regioni, che sono il numero degli iscritti in agraria e il numero degli iscritti in tutte quelle strutture che fanno dell'agroalimentare una loro bandiera, che sono poi le scuole alberghiere, le cucine, gli chef, tutto quello che segue. Ma tornando adesso, dopo questa immersione più generale, al Lambrusco, io devo dire che nel Lambrusco ci sono forse da troppo tempo e che quindi ho vissuto un po' tutti i periodi storici di questo prodotto, che come è stato detto risalgono all'antichità, si sono sviluppati come tanti altri prodotti durante il Medioevo e conservati nei conventi e poi hanno proseguito dal Settecento in poi un percorso scientifico e di miglioramento. E quindi la vite è stata addomesticata, selezionata, gli studi dell'Ottocento. E se io rileggo la Gazzetta di Modena del 1860, c'è da meravigliarsi di quanto sia attuale. Attuale perché parla, pur essendo la cattedra di Cuneo, la cattedra diciamo ambulante di Cuneo che promuoveva questo studio, quindi i piemontesi che sono sempre stati al top, no, dell'enologia nazionale, parlavano del Lambrusco in termini entusiastici, perché questo prodotto era considerato al pari delle migliori produzioni italiane. Aveva però notato un difetto l'articolo, dopo averne elencato tutte le doti, anche analitiche, con analisi da allora, ma metodiche fatte bene. Dice però ai modenesi non interessa promuoverlo. Cioè la pubblicità che già allora si faceva sui giornali dove era possibile, i modenesi non interessava, il vino l'avevano, nonostante questo andava a Londra così come andava a Parigi, cioè, voglio dire, era nelle tavole importanti europee del tempo.
Poi si è tutto un po' perso, e poi le guerre, una cosa e l'altra. Vengo al dopoguerra, ultima. Bene, il Lambrusco ha avuto sempre un consumo praticamente locale. Allora il consumo italiano del vino era intorno ai 100 litri pro capite, oggi sono 40 e poco più. Era un alimento, come tanti altri, quindi si vendeva in bottiglioni, in damigiane, in grandi contenitori, la gente che faceva lavori pesanti e lavorava in campagna ne beveva un fiasco al giorno, un bottiglione, cioè voglio dire, se non due. Cioè, quindi c'erano dei consumi massicci. La qualità all'epoca non era così importante come oggi, i palati erano meno sofisticati, l'importante era berne, ecco, questo contava. Negli anni 60, fine anni 50-60, però ci sono state delle evoluzioni di carattere legislativo, la tecnica si è messa in moto, gli studi, le ricerche, le università, e hanno portato ai primi miglioramenti che sono stati la pastorizzazione, perché il vino Lambrusco, se era fermentato naturalmente in bottiglia, cosa che oggi si torna a fare come elemento di gradimento, ma all'epoca con una fermentazione naturale in bottiglia, quando si metteva su un camion e si portava a 50 km, il vino si rimescolava tutto, veniva versato torbido e la gente il vino torbido non piaceva, quindi il consumo rimaneva locale. Però con la pastorizzazione, le filtrazioni, eccetera, il prodotto ha potuto finalmente essere immesso sui mercati internazionali, in primis la Germania, ovviamente, un mercato confinante importante, e via via tutta l'Europa. Fintanto che il vino ha avuto un successo insperato e sono stati gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d'America, alla fine degli anni 60, hanno scoperto questo vino che aveva quelle caratteristiche che vi sono dette prima: facile da bere, frizzante, un vino giovane, allegro. E i volumi sono esplosi, le cantine avevano a quel punto le attrezzature idonee per esportare, perché soprattutto una particolarità, lo voglio ricordare, il vino Lambrusco all'estero è venduto e consumato dolce. Molti di noi si meravigliano, lo scandalo, il vino dolce scandaloso, non è scandaloso, perché se voi andate negli Stati Uniti non c'è una bevanda secca. Chi è che beve secco negli Stati Uniti? È dolce anche l'hamburger? Cioè, voglio dire, là le bevande che bevono continuamente sono le Coca-Cola, non solo, i loro vini in molti casi sono dolci. Ma il Lambrusco ha un vantaggio, che essendo un vino che ha un'acidità un po' alta, questo dolce non appare, non è stucchevole, non stanca, e poi è unito a una gradazione alcolica bassa. Quindi lo scandalo, non, secondo me, è stato citato più volte, ma non c'era lo scandalo, perché poi il vino deve piacere. È inutile che noi ce la raccontiamo. Il vino deve essere fatto per essere venduto e consumato, e per essere consumato deve piacere. Quindi se fai dei grandi volumi di bottiglie, vuol dire che alla fine il prodotto, anche all'epoca, piaceva. Poi unitamente anche un prezzo, bisogna ricordarlo, competitivo, e questo naturalmente sui mercati non guasta essere competitivi. E beh, veniamo ad oggi, quindi il mercato americano però ha fatto esplodere questa voglia di Lambrusco nel mondo, tant'è che oggi è esportato in tutti i paesi del mondo che bevono vino. Le aziende hanno le loro reti commerciali, si sono fatte promozioni, pubblicità, si sono evoluti anche le tecniche di marketing. Veniamo ad oggi. Nel 1970 i vini Lambruschi sono entrati tra i vini a denominazione d'origine. Cosa vuol dire? Vuol dire che i produttori di questi vini si sono dati delle regole, le hanno scritte. Il disciplinare di produzione è stato approvato dal Ministero e i vini vengono prodotti sulla base di queste regole, con
il fatto aggiuntivo che questi vini sono controllati da terzi. Cioè c'è chi controlla che effettivamente il vino che viene venduto corrisponde a quella tipologia e corrisponde anche alle caratteristiche organolettiche previste dal disciplinare. Quindi c'è, dal 1970 i vini sono controllati. E questo, di avere i disciplinari di produzione, un territorio vocato che vale per il vino, ma vale anche per il resto, vuol dire avere un territorio e quindi un bene pubblico che si rivaluta in termini di qualità, di prestigio, ma anche di tutela dell'ambiente. Perché le produzioni DOC evidentemente hanno meno contatti con l'inquinamento, eccetera. Noi oggi abbiamo 4 vini DOC sul nostro territorio. 4 vini DOC, l'ha detto prima Sandro Bellei, Lambrusco di Solbara, Lambrusco Grasparosso di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce e il Lambrusco di Modena. Il Lambrusco di Modena, mentre i tre hanno ognuno una parte del territorio da nord a sud, a nord abbiamo il Salamino, poi abbiamo il Sorbara, poi abbiamo il Grasparossa sud, il Modena raccoglie tutto l'insieme della provincia. Perché è stata fatta questa DOC Modena? Uno potrebbe dire non c'era bisogno, ma obiettivamente invece Modena credo che sia un nome che vada speso. Siamo qui anche in leva di marketing, certo. Perché io sono convinto che il nome Modena legato a tutto quell'altro indotto che c'è sul nostro territorio è un nome che all'estero ha successo, e perché non puntare anche col vino? E così abbiamo fatto. Quindi oggi ci troviamo a queste denominazioni e un consumo di DOC che oggi è intorno ai 40 milioni di bottiglie, che dobbiamo tutelare. Noi, ogni anno noi dobbiamo rincorrere gli uffici brevetti del mondo per contrastare tutte le false denominazioni, con dei costi pesanti per i nostri produttori, ma indispensabili, perché il Lambrusco, siccome è un vino che ha affermato e che funziona, è tra quelli più imitati. Quindi non solo il parmigiano reggiano e l'aceto balsamico. Certamente no, anche il Lambrusco. Anche il Lambrusco. Va continuamente tutelato. Ecco, questo è un po' la storia così recente dei nostri prodotti. Poi, cosa è successo? Il miglioramento di qualità. Ecco, questo è uno degli aspetti importanti. Derivato da che cosa? Dal fatto che grazie a degli investimenti finanziati dalla Regione, i vigneti della nostra provincia sono stati quasi tutti rifatti. I vigneti storici vecchi erano vigneti con delle viti a oltre i 2 metri d'altezza, bisogna andare con la scala per andarli a raccogliere, per andare a raccogliere l'uva, erano alti perché qui i freddi erano dannosi, quindi le nebbie adesso ci sono meno, quindi una vite allevata in modo diverso, più bassa, meccanizzabile, delle selezioni dei vitigni, tutto questo ha portato, il cambiamento climatico è un'altra delle cose che dobbiamo tenere nel conto, che per un certo verso ci ha anche aiutato, perché i vini oggi hanno una maggiore gradazione naturale rispetto a prima e hanno un po' meno acidità, che in molti casi poteva dare qualche disturbo. Quindi oggi ci troviamo con i vigneti quasi tutti rifatti e le cantine che si sono aggiornate dal punto di vista della tecnologia. Tecnologia che, come è stato detto, però non cambia quella che è la tradizione, perché i disciplinari sono nati sì per fissare le caratteristiche del prodotto, ma anche, secondo me, la cosa più importante è trasmetterlo alle generazioni future. Cioè viene codificato un prodotto per cui quello è e si tramanda.
Tramandarlo però non vuol dire non migliorarlo, non vuol dire non andare incontro al mercato dove questo lo richiede, non vuol dire usare la tecnologia più moderna che si possa usare. Quindi oggi il Lambrusco, voglio dire, non è quello sconosciuto del bottiglione a cui facevo riferimento, quel vino che nel passato era anche gasificato, fin tanto che oggi è un vino tutto a fermentazione naturale, fatto in autoclave, fatto in bottiglia, e che credo abbia tutto il diritto di stare tra i vini del mondo. Tant'è che le guide lo stanno riconoscendo in quasi tutti i paesi. Siamo entrati con Lambrusco nei primi 100 vini del mondo citati dalla più importante rivista Wine Spectator, la più grande rivista americana, dove premiava solo i grandi vini del mondo barricati. Adesso ci sono due Lambruschi, così come a Londra, nella più prestigiosa guida inglese, ci sono presenti dei Lambruschi tra i top 50 vini venduti del mondo. Io credo quindi che il lavoro che hanno fatto i viticoltori, i produttori, eccetera, ha dato dei risultati. Ha dato dei risultati. Se mi consenti di interromperti un momento, volevo sottolineare che tu giustamente hai parlato del vino come alimento. Durante il periodo dell'ultimo Duca Estense ci fu una malattia che mise in crisi il Lambrusco e il Duca, Francesco V, diede incarico a uno scienziato, Grimelli, di creare qualche cosa che potesse sostituire il Lambrusco, perché la mancanza del Lambrusco nelle osterie, la mancanza del Lambrusco in casa provocava evidentemente qualche problema, e Grimelli inventò una sorta di succedaneo del Lambrusco che fortunatamente fu poi accantonato quando cessò questa malattia, tant'è che oggi si dice ancora in dialetto Alperlewein di Grimelli, per dire che è un vino cattivo. Ecco, a questo punto io darei la parola a Enea Rossi, sommelier appartenente all'AI, Associazione Italiana Sommelier, che ci parlerà a proposito di tradizione e di innovazione, quindi il cambiamento che il Lambrusco ha fatto o ha dovuto fare. Ci racconterà le caratteristiche gustative di questo vino e poi alla fine guiderà anche l'assaggio finale. Saluto tutti e volevo solo, prima di entrare un po' in questo argomento, dire che io appartengo appunto a un'associazione, all'Associazione Italiana Sommelier, una delle associazioni, no, che si preoccupano di divulgare proprio la cultura del vino. E vorrei però avvicinare a questo concetto non solo vino, ma cibo-vino, perché noi riteniamo che siano un qualche cosa di molto legati, no? La nostra cultura mediterranea vede proprio cibo e vino insieme. Sulle nostre tavole abbiamo il cibo, ma assieme al vino, no? E dicevamo prima, no, aspetti di, dell'importanza anche del vino, che in alcuni momenti era anche un cibo, no? Ma soprattutto ai nostri giorni il vino è un momento di convivialità, un momento molto importante. Dico anche che quando noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, ma non solo, una delle prime raccomandazioni è anche il bere consapevole. È molto importante capire che il vino va bevuto con una moderazione, perché l'alcol, no, può avere degli aspetti, come dire, in certi momenti che vanno non sottovalutati. Quindi bere la qualità e non la quantità, no? E con questo approccio sicuramente soprattutto le nuove generazioni vanno a scoprire che cosa c'è dietro al vino, dietro a quel bicchiere,
che dicevamo prima, no, non è solo un bere, uno stare insieme, ma ha dietro tutta una storia che è la nostra cultura. No? Dicevamo prima il discorso di questo Lambrusco, no? Ma del perché ha resistito, no? tanti anni, no? Nella nostra storia, nella nostra cultura. Avremmo potuto cambiare, no? Se ci sono altri vitigni, perché abbiamo conservato, no? questo Lambrusco di Sorbara, peraltro che ha tutta una serie di problemi, no? nella impollinazione, eccetera, eccetera. L'uomo, evidentemente, i nostri nonni, no? Le nostre generazioni hanno capito l'importanza di questo vino e lo hanno portato avanti. Dicevo sulla formazione, sull'importanza che... Scusi, ma è servita molto la differenziazione di tre vitigni con caratteristiche diverse, perché chi ama bere il Lambrusco di Sorbara è perché gradisce... Certo, un vino che sia... Certo. Mentre sì. Le donne, per esempio, a tavola è più facile che gradiscono un Graspa Rossa perché è un po' più amabile, un po' più... Quindi questa è una fortuna per il Lambrusco, certo. Avere caratteristiche diverse. Certo, certo. No, intendevo che poteva essere un limite, tra virgolette, no, a livello di allevamento di quella tipologia di vitigno e quindi andare verso un qualche cosa d'altro, di meno impegnativo, perché il Lambrusco, se lo diremo magari il Sorbara, no, durante la degustazione, è un vitigno che ha delle caratteristiche uniche dal punto di vista proprio di questa imbollinazione, per cui quando abbiamo detto l'uomo ha domesticato, no, ha fatto delle scelte ben precise, avrebbe potuto abbandonare questa tipologia di vitigno perché è più problematico nella sua gestione, no? Non è l'unico unico, ma è piuttosto raro. Ecco. Quindi ha capito l'importanza di preservare questo vitigno assieme ad altri che ovviamente venivano citati come il Graspa Rossa. Ecco. Volevo solo aggiungere un'altra cosa sulla formazione che la nostra associazione, come altre, portano avanti e si proclamano, insomma, degli ambasciatori del vino, no? Parlando di vino, parlando di abbinamento cibo-vino, portiamo avanti proprio una nostra tradizione che è sicuramente importante. La voce del Lambrusco, ieri eravamo con dei colleghi bellunesi che sono fieri del loro prosecco, no? E mettendo insieme queste due voci, prosecco e Lambrusco, raggiungiamo, no? una voce della nostra economia di non poco conto, no? Ecco, sono due realtà estremamente importanti. Ecco, entrando invece nell'ambito, come dire, della... questa evoluzione, questa tradizione e innovazione, ecco, questo è molto, altrettanto molto importante e poi uno dei fattori che ha contribuito a far arrivare questa eccellenza ormai nelle carte più prestigiose, no, di ristoranti stellati, no? Sono vini che hanno una grande... capacità di accompagnare la nostra convivialità. Ecco. E, è interessante, secondo me, il fatto che i nostri Lambruschi sono più vicini alla spumantistica, no? E non a caso, perché si adotta il metodo Charmat, no, per produrre il nostro Lambrusco, no? Lo stesso che si adotta per produrre il Prosecco, no? Ma non solo, questa innovazione ha portato a produrre metodo classico, no? Ad adottare la vinificazione, quindi rifermentazione in bottiglia, metodo classico, assieme ad altre ancora molto più, come dire, legate alla nostra tradizione, che è quella del Lambrusco ancestrale, cioè la rifermentazione in bottiglia, quindi con il fondo, no, dei lieviti che hanno lavorato, no, ecco, quindi una modulazione molto importante e interessante di questo nostro vino.
Dicevo prima, è vicino al mondo della spumantizzazione e ha questa caratteristica che è quella della bollicina. E guarda caso, no, il grande successo degli spumanti, no, è legato proprio anche a questa capacità di creare convivialità, di portare in tavola, no, momenti di particolare gradevolezza, no? Lo spumante contraddistingue i nostri momenti più importanti, no, della vita. C'è il matrimonio, c'è il battesimo, c'è la laurea, c'è una data importante da festeggiare. Ecco, il Lambrusco, no, nella sua dimensione ripropone un po' questo, secondo me, questo tipo di convivialità, di interesse, ecco. E credo che sia molto importante e questa sia una sua arma che lo contraddistingue, una sua caratteristica molto importante. Per quanto riguarda appunto la sua evoluzione, no, conservare tradizione ma nello stesso tempo adeguarsi alla realtà del mercato, e probabilmente non è ancora finita, insomma, perché chissà quante altre cose magari riusciremo a capire di questo vitigno, per esempio il suo invecchiamento. Finora per noi il Lambrusco è un vino da bere giovanissimo, no? Abbiamo già degli esempi, invece basta pensare al metodo classico in cui comunque il vino sosta molti più mesi e quindi magari scopriremo anche altre cose, grazie alla sua acidità, grazie ad altre sue caratteristiche. Non torturiamolo troppo il Lambrusco, perché in passato abbiamo vinificato in bianco il Lambrusco. Cioè, voglio dire, l'abbiamo trattato male tante volte. Io ascoltavo quello che lei diceva e pensavo che è proprio vero che lo sport nazionale italiano è quello di salire sul carro del vincitore. Adesso tutti parlano bene del Lambrusco. Tutti. Voi sommelier, che ci avete messo un po' a scoprirlo, perché io ricordo che in passato non è che foste così. Io voglio essere sincero, non è che in passato voi consideraste il Lambrusco un vino degno di essere proposto. Come mai ci avete messo così tanto tempo? E non è un rischio questo, appunto, adesso di incensare il Lambrusco anche troppo, anche oltre magari i suoi meriti, che pure sono tanti. Quindi lei cosa ne dice? Io credo che il Lambrusco attuale sia un po' il figlio del suo tempo, come lo è per esempio il metodo classico, no, della nostra Franciacorta. 50 anni fa non avevamo nulla in Franciacorta, attualmente abbiamo un vino di grande appeal, di grande interesse, no? E questi ultimi anni sono stati molto importanti e hanno contraddistinto un po' tutta la viticoltura italiana, e quindi di riflesso non poteva non interessare il nostro Lambrusco. Quindi è vero che, okay, molte volte diciamo che il Lambrusco non era tra i vini da presentare con grandissimo entusiasmo, diciamo che abbiamo imparato tantissimo, no? E la spumantizzazione di tipo moderno, alla quale poi in pratica noi facciamo riferimento, credo che abbia dato un contributo molto importante. Ecco. Quindi errori possono essercene stati. Ci siamo adeguati, abbiamo scoperto la realtà che avevamo sotto. Probabilmente, sotto gli occhi, certo. Quindi certo, ci siamo certo un po' adeguati. Le bollicine bianche avevano il successo, hanno il successo, noi abbiamo le bollicine rosse e quindi anche questo ha contribuito al successo del Lambrusco, il quale non credo che possa, come dire, migliorare, cambiare. Lei parlava di invecchiamento, io credo che uno dei successi, dei motivi del successo del Lambrusco è che è un vino giovane, fresco. Lambrusco invecchiato, io ho provato a sentire, provato, me l'hanno fatto sentire e devo dire che non sono rimasto molto soddisfatto. Un ristoratore della nostra montagna un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: ti voglio far sentire un vino, che vino, mi dirai poi tu dopo. Io ho sentito questo vino
e dice che vino è un imbarazzo, perché non potevo mai pensare che fosse Lambrusco. Quando mi ha detto è Lambrusco, sono rimasto un po'... Quindi pensare a un invecchiamento del Lambrusco, secondo me vuol dire togliergli una delle sue caratteristiche principali. No, sono d'accordo che ci sono dei caratteri molto ben precisi, molto ben delineati, che rappresentano, no, il Lambrusco nella sua versione più fresca, no, più giovane. Però io lo avvicinavo al discorso di come dire, modulare anche altre forme che probabilmente potrebbero uscire. Adesso io non riesco a prevedere questo fenomeno, perché è molto legato alla tecnica, insomma, una tecnica di cantina, insomma. Però io ho assaggiato cose incredibili, no, che non avrei detto, insomma, fossero ottenuti con Lambrusco. Restano sicuramente delle nicchie molto particolari, degli esempi tuttora molto sconosciuti al grande pubblico, ma che esistono, per cui non lo so, no, io dico mai dire mai, insomma, è chiaro, sì, che è bene non tradire mai quella che è la, certo, la sua grande personalità, insomma, di come questo per vino. Il parmigiano reggiano, c'è chi tenta delle stagionature impensabili, quando invece è codificato che un parmigiano reggiano, quando ha raggiunto la stagionatura tradizionale che ormai tutti conosciamo, dà il meglio di se stesso. Se vogliamo forzare, superare questa cosa, secondo me andiamo contro natura. A questo punto io passerei la parola a un nome, una garanzia, Chiarri, mio amico Chiarri, il quale mi diceva: dammi una mano, perché non sono abituato a parlare in pubblico. Ma... quindi ho detto Carlo. Allora, com'è nato questo? Tu evidentemente lo sai senz'altro, perché ne avete parlato chissà quante volte, fin da ragazzino tu hai sentito parlare di Lambrusco in casa. Voi, prima di essere dei produttori, eravate degli osti. Beh, la storia dell'azienda è una storia di aziende di famiglia, comune a molte aziende del vino. Il vino nasce, un'azienda del vino nasce di solito a seguito di un oste che si mette a fare il vino e che poi lo vende al di fuori dell'osteria, nasce dal contadino che lo fa per sé e comincia a commercializzarlo, nasce da un commerciante di vino, e quindi diciamo qui è la nascita di un'azienda che fa il vino. La nostra è esattamente una di queste. La differenza della nostra azienda rispetto a altre è che è molto antica, molto vecchia. Nasce nel 1860 e non è una data inventata come tante aziende fanno, che riconducono alla fondazione, alla nascita del nonno, del bisnonno, dell'antenato. Il 1860 è una data certa. Certa perché abbiamo un diploma, una pergamena donata dai dipendenti del 1910, in cui si celebrano i 50 anni. Cleto, il nome del fondatore, nasce a San Cesario e muratore, si trasferisce all'inizio del secolo con la moglie a Modena e cambia attività. Apre, compra, non si sa, un'osteria nel centro di Modena, in via della Cerca, più centro di così non si può, e inizia l'attività di oste con la sotto l'insegna Osteria dell'Artigliere. Che è rimasta per molti anni. È rimasta, dopo qualche anno. E come tutti gli osti dell'epoca faceva il vino per l'osteria, e si vede che lo faceva anche buonino. E sul successo dell'osteria inizia a vendere le bottiglie ad altri osti all'esterno. Il 1860 è la data in cui a fianco dell'osteria attrezza una cantina a tutti gli effetti, assumendo alcuni dipendenti per fare il vino oltre che esercitare l'attività di host. E lì inizia la storia. La storia è proseguita fino ad oggi, speriamo che prosegua anche con le prossime generazioni. Io sono la quarta generazione. Devo dire che
la nostra storia non è inusuale, è stata caratterizzata da due aspetti fondamentali. Una grande passione per il vino, che ha accompagnato, e anche da una certa fortuna, perché le aziende familiari si interrompono tante volte, non per i problemi più svariati, tra cui anche una dinastia che non c'è, un figlio che non vuole proseguire l'attività. E quindi da noi abbiamo sempre avuto la fortuna di avere qualcuno che ha preso in mano le redini dell'azienda e l'ha proseguita più o meno bene, vedremo. Comunque, fino ad oggi siamo arrivati. Cleto è stato l'iniziatore. Mio nonno aveva 3 figli maschi, 2 meno capaci, uno più capace si chiamava Anselmo come mio nonno. I 2 fratelli Aristide e Oreste di mio nonno non hanno avuto figli, quindi il loro ramo si è estinto e mio nonno ha avuto 7 figli. 3 erano maschi, 4 erano femmine. Il primo genito di mio nonno era Cleto, col nome di suo nonno, che era tecnico, però sfortunatamente morì giovane nel 31. L'azienda è proseguita con mio nonno fino all'ultima guerra mondiale, dopodiché, durante la quale nel 1944 subì il bombardamento dell'aprile, prima di marzo, aprile del 44, fu raso al suolo e l'attività è finita. E mio padre era militare, mio zio era sfollato, nel 46 inesperti hanno riaperto l'azienda e l'azienda è ripartita sul nome che aveva acquisito precedentemente. E oggi siamo qui. Cosa devo dire? Parlare di Lambrusco per noi in famiglia è un fatto del tutto naturale. Si nasce con Lambrusco, si cresce. Non posso dire altro e condividere quello che hanno già detto quelli che mi hanno preceduto. Si è parlato di mercato, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto la signora. E si è parlato di aspetti tecnici, adesso i nomi non riesco a dire tutti, ma comunque Enea Rossi ne ha fatto un esame perfetto. L'amico Scioletti ha inquadrato il problema con le denominazioni, i controlli. Io posso dire una cosa che sul Lambrusco. Il Lambrusco va innanzitutto rispettato da chi lo fa. Devo dire che in un'azienda come, in una famiglia come la nostra, dove si nasce nel Lambrusco, si porta un sentimento nei confronti del Lambrusco che è un po' unico, non noi chiari, l'azienda di famiglia è così. Il vino ha necessità anche di queste cose, non è una Coca-Cola. Non è un prodotto che piace solo perché ha le caratteristiche. Fa presa anche perché trasmette un sentimento. Il sentimento è chi ci sta dietro. Sembra una stupidata, una poesia, ma in realtà è così. Se voi fate caso, i marchi più prestigiosi, i vini più prestigiosi hanno sempre dietro un uomo, hanno sempre dietro una famiglia, una storia, un racconto. Non nascono da un investimento. Sì, l'investimento ci vuole. Non nascono da un super enologo e basta, perché altrimenti sarebbe troppo facile, no? Non nascono da un packaging, da un'etichetta, da una bottiglia. Nascono anche da tutto questo, ma comunque devono avere qualcosa dentro, i vini di qualità, che da trasmettere qualcosa. Oggi il consumatore è più sentimentale di quello che noi non pensiamo. Quando compra una bottiglia vuole percepire qualcosa che va oltre e non se ne rende nemmeno conto, forse neanche noi che lo produciamo sappiamo individuarlo bene, però è così. Poi è chiaro che bisogna farlo buono, bisogna farlo corretto, bisogna farlo moderno, bisogna farlo produrlo al meglio, ma però deve avere sempre al suo interno un'umanità, anche se è un prodotto fatto con, perché l'uva
nella Rossi lo sa, è in campagna, vive, si trasforma, il vino ha una vita, arriva in bottiglia e non è finita, poi dopo il nostro vino invecchia presto, altri diventano migliori dopo 10 anni, 15 anni, 7, e quindi noi dobbiamo trattarlo bene il vino e avere l'orgoglio di farlo valere. Anselmo, ti voglio fare qualche domanda. Scusatemi, ma... Per fortuna che non sei abituato a parlare. No, ma benissimo. Come dicevano i latini, rem tene verba sequentur, no? Se sai l'argomento, le parole poi vengono. Ti volevo chiedere, nella vostra azienda, sì, il Lambrusco, i Lambruschi, sono sempre rimasti uguali a se stessi, non hanno mai subito un cambiamento? No, questo purtroppo insomma, il mercato va seguito, le aziende devono vivere, devono, dico tra virgolette, fare affari, cioè l'aspetto economico deve essere tenuto d'occhio, non puoi fare il poeta e basta, altrimenti non vai da nessuna parte. E anche noi abbiamo seguito l'evoluzione del mercato, abbiamo anche un po' trasformato i nostri prodotti, l'avvento delle nuove tecnologie, per esempio il metodo Charmat e la pastorizzazione che accennava Sciolette prima, ci hanno trovati pronti, anzi diciamo protagonisti di questi cambiamenti. E devo dire, qualche volta anche in modo eccessivo, tant'è che nel 2000 esattamente non è che ci siamo pentiti, ma abbiamo voluto fare un po' un passo ulteriore tornando un po' indietro. Siamo andati avanti andando indietro, nel senso che ci siamo ripromessi, mio fratello ed io, di fare un progetto che desse al Lambrusco, alle varie tipologie, al Sorbara e al Gasparossa in particolare, queste due, una qualità e una presentazione di livello superiore a quello che era stato fino a quel momento. Abbiamo costruito una cantina a Castelvetro, abbiamo dotato di tutte le attrezzature moderne, più possibili all'epoca, aggiornate fino ad oggi, e abbiamo, questo veniva dopo un lungo lavoro che prima ha accennato Charlotte, di riordino di tutto il nostro patrimonio viticolo. Abbiamo un'azienda agricola importante con molte decine di ettari di vigneto e dopo averlo riordinato, risistemato questo patrimonio viticolo, eravamo in condizione di poter avere la migliore uva possibile per fare delle produzioni ad alto livello. Qui abbiamo fatto la cantina e abbiamo iniziato un progetto ambizioso e che dopo oltre 10 anni ha dato dei risultati inaspettati in termini di riconoscimenti, di qualità e anche di numeri. Ecco, parliamo di numeri piccoli rispetto ai milioni e milioni di bottiglie, ma quando fai dei prodotti di alta qualità posizionati nella fascia alta del mercato, ti devi abituare che i numeri sono diversi, ecco, che non vendere alla grande distribuzione, ai supermercati, a milioni di bottiglie. Però per noi è stata una grande soddisfazione perché hanno, penso, spero, contribuito a riqualificare il Lambrusco in generale e hanno dato anche una soddisfazione personale a mio fratello e a me, perché, l'ho detto prima, noi siamo nati con un'educazione da vino e da Lambrusco. Se volete vi racconto un piccolo aneddoto della mia giovinezza, e quello sono, in una famiglia ci sono delle cose che segnano e restano. Vado indietro molto, bambinetto, anni 50, un sabato mattina con mio papà andiamo in ufficio, perché mio padre a sabato si lavorava, e lui apre la posta, c'erano mucche di posta, tutto andava con la posta, non c'era il telex, non c'era il fax, non c'era niente, c'era una linea telefonica in tutta l'azienda. Apre la posta, c'è una bustina, voi siete giovani ragazzi, non potete saperlo, ma c'erano le buste, quelle via aerea, quelle con quella cartina tutta leggerina, con scritto Paravion, ti ricordi, Sandro? Bene.
una bustina, mio padre la prende e fa, guarda, dall'America, agli Stati Uniti. Prende tagliacarte, la apre, guarda, un ordine di 300 casse, erano casse di legno, le casse andavano via in casse di legno, dove si imballavano con la paglia dentro, per dire, le bottiglie. Chiama, passa di lì sul braccio destro, fa, guarda, Francesco si chiamava, Francesco, c'è un altro ordine da New York, Aquino si chiamava l'importatore, sono 300 casse, l'ultima volta ne ho ordinate 100, mi raccomando, la miglior partita di sorbara che abbiamo in cantina dobbiamo fare bella figura. Ecco, questo per dire la bella figura, l'orgoglio di quello che si fa, il riconoscimento di fuori che ti può essere un complimento, è un valore enorme per chi produce vino con la passione. E questi elementi dobbiamo trasmetterli dentro la bottiglia, e la bottiglia sicuramente funziona se c'è questo dentro. Questo è un aneddoto e quindi è vita vissuta. Vita vissuta. Io invece ricordo, chi è che non ha sentito dire che in casa Chialli ci fu qualcuno che stava morendo e chiamò attorno al letto i fili dicendo con un fil di voce, ricordatevi che il vino si fa anche con l'uva. No, allora, no, questo è classica, è la classica battuta, aneddoto che si trasmette in tutte le regioni d'Italia dove c'è un'azienda familiare che c'ha uno con una storia. Sì. No, lo dico tranquillamente, non c'è nessuno, anzi è anche simpatica come battuta. Quindi. A questo punto, ecco, io darei la parola a Luca Balboni e Marcello Zavatta, studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Calvi di Finale Emilia, che ci parleranno della loro esperienza, perché io credo che sia un'esperienza unica questa di fare il vino a scuola, ed è molto importante perché allarga una cultura anche tra i giovani che prima non c'era. Prego. Sì, noi siamo degli studenti, quindi non siamo dei tecnici, non saremo molto specifici nell'esporvi. Prima di tutto, buonasera. Volevamo presentarvi con questa piccola presentazione. Arrivo, eh? Sì, sì. Quello fermalo. Arrivo. Allora, buonasera a tutti. In questa piccola presentazione vogliamo mostrarvi quello che significa il Lambrusco per il nostro istituto. È una volontà del nostro istituto che ha dato vita a un piccolo vigneto di poco più di 6.000 metri quadri, una cantina e un indirizzo di studi viticolo-enologico. Questo vigneto è stato impiantato 3 anni fa e da lì è stato tutto un innovarsi della nostra scuola. Come ben sapete, l'Emilia-Romagna è la patria di eccellenze enogastronomiche, tra le quali spiccano l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano, le carni intese come salumi insaccati e forse il prodotto più conosciuto emiliano-romagnolo di Modena è il Lambrusco. Per quale motivo i nostri prodotti sono così buoni? Beh, sono legati soprattutto queste caratteristiche, direi, all'ambiente, al clima mite e asciutto dei nostri colli, all'umidità della pianura padana, poi la tradizione delle nostre famiglie che si tramanda di padre in figlio da secoli, da anni, le tecniche produttive, la bravura degli agricoltori, degli allevatori, ma anche delle industrie agroalimentari e delle cantine che sono in grado di trasformare i doni che ci fa la terra in veri e propri tesori alimentari. Queste tre parole, questi tre concetti si possono riassumere nella cultura del nostro territorio, basata sulla terra e sulla roba da mangiare. Un altro fattore molto importante per la produzione del Lambrusco e per tutti i prodotti tipici della nostra zona sono le caratteristiche intrinseche che caratterizzano tutti questi prodotti. Una di queste eccellenze, la più importante, è il Lambrusco.
È un vino che permette di far assaporare tutti i sali minerali delle nostre terre, permette di far assaporare le note olfattive tipiche del nostro vigneto lambrusco. E assieme al Prosecco e al Chianti è uno dei vini più conosciuti e esportati in tutto il mondo. 3 anni fa, come dicevo prima, è stato impiantato presso il nostro istituto un vigneto di poco più di 6.000 metri quadri, diviso equamente in 2 cultivar, Salamino e Graspa Rossa. Siamo voluti partire da barbatelle certificate e virus esenti per evidenziare la filiera qualitativa del prodotto finale. Le tecniche colturali della vigna, il nostro vigneto riceve, si lavora tramite un sistema di lotta integrata e guidata nel rispetto del disciplinare di produzione del Lambrusco. Come ho detto prima, seguiamo il criterio di lotta integrata e guidata, ma privilegiamo i sistemi biotecnologici per il controllo dei parassiti e delle malattie. In questo modo si ottiene un prodotto finale più sano e a minore impatto ambientale. Quest'inverno, presso il nostro istituto, si sono tenute delle lezioni con esperti potatori di Conegliano, che in una giornata si sono tenute lezioni prima teoriche, poi pratiche, sul metodo Simonit and Search. Sono sistemi di potatura che rispettano il flusso naturale della linfa, delle piante. Questo permette una maggiore prospettiva di vita del vigneto, quindi anche una maggiore produzione. Qui dopo la lezione teorica siamo andati in campo e abbiamo applicato quello fatto in aula. Qui per spiegare bene le fasi che abbiamo fatto in laboratorio di chimica per il calcolo dell'indice di maturazione abbiamo preparato un video. Si è partito prendendo a campioni in tutto il vigneto, in varie zone del vigneto, dei grappoli d'uva. Sono stati ammostati, poi il mosto ricavato viene filtrato. Questo per garantire un'analisi per ricavare il contenuto zuccherino più semplice, più dettagliata e precisa. Qua viene versato dentro il cilindro e poi dopo tramite il densimetro di Babbo siamo in grado di misurare la gradazione zuccherina in gradi Babbo. Poi successivamente, per avere un riscontro in grado Brix, tramite il rifrattometro abbiamo rilevato il grado Brix. Qua preleviamo un piccolo campione di mosto per determinarne l'acidità totale. Poi dopo verrà diluito con dell'acqua distillata per rendere più semplice la lettura del dato. La lettura dell'acidità totale viene fatta tramite titolazione con idrossido di sodio e con l'utilizzo del pH-metro si porta fino a raggiungere un pH pari a 7, cioè neutro, della soluzione. In questo modo, in base agli ml di idrossido di sodio utilizzati, si è in grado di stabilire l'acidità totale del mosto. Lo zucchero e l'acidità totale ci permettono poi di stabilire l'indice di maturazione. È un dato molto importante che ci permette di stabilire l'epoca della vendemmia. Questo dato è un dato che si aggira tra il 2 e il 3 ed è dato appunto dal rapporto tra concentrazione zuccherina e acidità totale. È importante per un vino che ci sia una buona concentrazione zuccherina nel mosto, perché lo zucchero è quello che poi si andrà a trasformare in alcol, quindi quello che ci permetterà di conservare il vino. Ma è importante anche che ci sia una buona concentrazione di acidi, perché sono quelli che è l'acidità del vino che fa gustare meglio i caratteri olfattivi e organolettici del vitigno e dell'uva.
raccolta e quindi anche il successivo ammostamento e pigiatura sono stati effettuati dagli studenti del nostro istituto dell'indirizzo viticolo enologico. La fermentazione alcolica parte subito dopo all'ammostamento. Essa permette di ottenere il desiderato grado alcolico e la desiderata frizzantezza tipica del nostro Lambrusco. Qua potete vedere delle foto della nostra cantina, piccola ma per noi è un grande traguardo e molto efficiente perché ci permette di applicare tutto ciò che viene studiato in aula, lo possiamo applicare nella realtà, possiamo metterci nei panni di un enologo, di un cantiniere. Quest'anno, l'anno scorso eravamo partiti un po' a dopo galletto, diciamo. Quest'anno invece ci siamo resi un po', ci siamo armati bene, abbiamo voluto fare una cantina un po' più seria. Ci siamo forniti di due fermentini dalla capacità di 300 litri l'uno, due tini sempre pieni da 200 litri l'uno e una pigia di raspatrice. I travasi sono un'altra fase molto importante per la produzione del Lambrusco perché permettono l'illimpidimento e la stabilizzazione del vino. Solitamente se ne eseguono due, uno a inizio novembre, verso di solito il giorno di San Martino, e uno a fine inverno. Quando la stabilizzazione del prodotto, la gradazione alcolica e l'aromaticità sono quelle desiderate, si procede con l'imbottigliamento. Successivamente si abbelliscono le proprie bottiglie con etichette che danno anche il nome al proprio vino. Noi abbiamo creato una nostra etichetta grazie a alcuni studenti dell'istituto che hanno chiamato il nostro vino Calvino, che così ricorda sia il nostro vitigno che il nostro istituto. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ragazzi, volevo fare personalmente i miei complimenti perché Grazie. Si vede la passione. Vi faccio però una domanda, se ho ben capito. Vi siete rivolti a vitigno Craspa Rossa e Salamino? Sì. Avete scartato il Sorbara nonostante siate in una zona dove... Come mai? Lì le scelte, sinceramente, bisognerebbe chiedere al professor Vancini, che è presente. Preghiamo il professore di accomodarsi così risponde alla domanda del nostro moderatore. Prego, venga. Che è un vitigno difficile. Tempo fa avevamo un vecchio vigneto, avevamo sempre dei grossi, nonostante i imponitori, avevamo dei grossi difficoltà di produzione. C'è il fenomeno della cinatura che tutti gli anni ci trovavamo, quindi forse era una produzione anche ambientale, non solo legata all'imponizione, è stato tanto che abbiamo deciso di proiettarmi su questi due vitigni. E aggiungo, fatto personale, ho messo in grattolo. Mi pare giusto. A questo punto a condensare, a racchiudere tutti questi interventi di questa narrazione abbiamo un video che pregherei di mandare.
Prima di iniziare la degustazione abbiamo ancora due brevissimi interventi. Il primo è quello della professoressa Milena Bertacchini, che ha allestito una mostra al piano di sotto e siamo curiosi di sapere cosa ci farà vedere in quella mostra. Prego. Buonasera, sono Milena Bertacchini, Museo Universitario Gemma, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, che insieme alle professoresse Vezzalini e Saladin, Monica è qua in sala, abbiamo curato un progetto, Cristalli ai raggi X, e voi vi chiederete, ma cosa c'entrano i cristalli con il Lambrusco? Avete visto il respiro dell'argilla dal video del Lambrusco e in effetti già dai terreni dove il Lambrusco è coltivato, argilloso, argilloso sabbiosi, noi ritroviamo all'interno dei cristalli, e questo è un tema che si ritrova anche nella descrizione del Lambrusco, colore rubino, colore granato, e si ritrova anche in altre eccellenze enogastronomiche, ed è questa la ragione per la quale siamo stati invitati a presentarvi queste pillole di scienza che traggono appunto spunto dal progetto Cristalli a raggi X. Questo percorso espositivo si è concluso da qualche settimana, curato appunto dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, promosso dall'Università di Modena e Reggio Emilia, che ha raccolto oltre 9.000 visitatori, centinaia di scuole in visita, e che ha parlato di cristalli a 360 gradi, non solo dal punto di vista scientifico, ma artistico, storico-culturale, attraverso la moda, le eccellenze enogastronomiche appunto, valorizzando quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. E quest'oggi, mentre farete la degustazione in sala, potreste notare e osservare le tipologie di suoli nei quali cresce il Lambrusco, nonché appunto le gemme che si abbinano al colore che i nostri sommelier ci faranno notare. Grazie. Bene. Beh, adesso ci siamo quasi, siamo pronti per la degustazione, però ci serve qualcuno che ci dica come si farà questa degustazione. Chiederei al nostro sommelier di raccontarci come avverrà questo momento degustativo. Grazie. Dunque, come è stato detto, ci sono alcune diverse tipologie, le diverse DOP, quindi il Sorbara, quindi il Salamino, il Graspa Rossa e il Modena. E diremo alcune cose che riguardano proprio l'approccio. Degustare, che cosa vuol dire? Vuol dire esaminare il vino attraverso i nostri sensi, quindi attraverso la vista, in particolare l'olfatto e il gusto, e cercare di capire, insomma, quali sono le sensazioni che noi determiniamo, no, appunto partendo da guardare il vino. Il vino si comincia già a bere guardandolo, è molto importante, no? Anche il colore del vino. Molto spesso noteremo, no, la vivacità di questo vino, e già subito ci dà dei messaggi, no? Già dal colore noi riusciamo a capire tante cose, insomma, ecco. Quindi è un esame organolettico. Ovviamente useremo una terminologia non complessa che molte volte usiamo in certi contesti, no, di persone più preparate, no? Quindi vedremo una diversità, no? Ogni vitigno, no, legato ovviamente alla sua tipologia di vinificazione, si porta dietro delle caratteristiche che sono molto spesso facili, no, per chi è abituato poi a magari a vedere quel tipo di vino. Il Graspa Rossa, il Sorbara lo vedremo di un colore rubino che si lascia attraversare, no, mentre più andiamo verso il Graspa, attraverso il Salamino, vedremo un aumento dell'intensità, no, del colore, e poi arriveremo al Graspa Rossa che ha intensità ancora più, più cupa, no? Un colore violetto, diciamo che riusciamo a capire già guardandolo qual è la tipologia del vitigno. Passeremo alla parte olfattiva e vedremo che in comune hanno ovviamente diverse cose, ma individueremo le famiglie, quindi la famiglia del frutto,
del floreale, del fruttato, passeremo poi al il vegetale ovviamente, ecco, e all'interno di queste famiglie possiamo anche riuscire ad individuare alcune specifiche note, non so, tipo il sorbara, no? Che peraltro è una nota che sentiamo anche diffusa in negli altri vitigni, ma la rosa e la viola, no? Molto spesso, no? I nostri scrittori, no? Ci parlavano di queste sensazioni olfattive, no? Che sono legate a questi vitigni. Ecco. E poi sentiremo un'evoluzione, ecco, l'acidità, per esempio, che noi chiamiamo freschezza, no? Perché è un termine che ci piace di più, no? E ci racconta anche la sensazione che ci procura, è un altro comune denominatore di tutti questi vini. E poi c'è l'effervescenza, ovviamente, che è la prima cosa che vediamo, no? Cioè, che la stavo dimenticando, ma questa spuma, no? Molto bella, no? Molto cremosa, no? Questa evanescenza che ha una sua colorazione violetta, rosa, a seconda della consistenza del vino. E poi, infine, la diversità di consistenza, andremo da un vino, il sorbara, no? Molto più leggiadro, molto più con la dote di grandissima freschezza, ma una struttura minore, gioca più le sue proprietà sull'eleganza, verso un vino che cambia, aumenta la sua struttura, arrivando alla Graspa Rossa con una maggiore corposità rispetto al primo. Ecco. Quindi lo vedremo insieme, insomma, questo passaggio. Bene, ringrazio tutti i relatori della tavola rotonda, ringrazio il pubblico. A questo punto scendiamo al piano di sotto per questo momento di degustazione. Grazie a tutti.